In quella strana città, incastonata tra Padova, Verona e l'altopiano di Asiago, qualche anno prima che il mondo andasse nel panico per il Millennium Bug, nasce una delle stelle che più brillano nel firmamento veneto, Giovanna Mazzon. Durante gli studi, si distingue, entrando a far parte del terzetto più preparato del capoluogo vicentino. Le tre ragazze si facevano chiamare le Tose e passavano i pomeriggi a studiare intensamente. Grazie ai loro sforzi, conoscevano le risposte ad ogni domanda posta dagli insegnanti. Sono gli anni della gioventù, della spensieratezza, ma per Giovanna anche quelli dell'impegno politico, in una lista civica del comune. È proprio in questo periodo che, cercando un metodo per comunicare con altri appassionati, si imbatte nei primi social network e registra dei video per invitare gli amici a partecipare a comizi e raduni. Ciao ragazzi, oggi vi propongo una manifestazione. Ciao ragazzi, anche questa settimana c'è la manifestazione. Ciao a tutti, oggi come manifestazione. Ciao ragazzi, oggi come manifestazione. Giovanna però non è destinata a lasciare un segno nel mondo della politica, altre passioni si faranno avanti, ma di questa esperienza ne farà tesoro per il futuro. La laurea in medicina arriva senza nessun intoppo, grazie al metodo di studio messo a punto durante le sessioni con le Tose. Si specializza in otorinolaringoiatria e con l'esperienza diventa uno dei punti di riferimento regionale di questa branca della medicina. Dopo qualche anno, però, sente che la stretta cerchia di pazienti di cui si occupa non è abbastanza. Giovanna vuole arrivare nelle case di tutti gli italiani per dare consigli utili sulla prevenzione di patologie del distretto testa-collo, dell'orecchio, del naso e della gola. Qui rientra in gioco la sua esperienza con i social network e giornalmente pubblica sui suoi canali suggerimenti e indicazioni rivolte a tutti. Ciao ragazzi, facciamo degli esercizi di stretching al movimento naturale. E farete lavorare molto bene le vostre corde vocali. Quindi 1, 3, 2, 4, 3, 5, 3. Noi di Muvi non possiamo che augurare il meglio alla nostra amica Giovanna e ringraziarla per il suo instancabile lavoro di divulgazione.